Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. A Goodwood, nel Regno Unito, 40 anni fa si disputa la prova in linea uomini per i professionisti dei campionati del mondo di ciclismo. Vi prendono parte 136 corridori. Il tracciato, un anello di 15,2 km da percorrere 18 volte per un totale di 275,13 km, si presenta molto selettivo. Solo 55 arriveranno alla fine della gara. Decisiva si rivela l'unica salita del tracciato, lunga 2 km con una pendenza massima del 10% prima della linea del traguardo. Dopo alcuni tentativi di fuga subito annullati, il gruppo di testa che affronta l'ultimo giro è composto da 35 corridori. Tra di essi vi sono 7 atleti della squadra italiana. Giuseppe Saronni, corridore di Novara, è fra di essi. Ha alle spalle la conquista di parecchi trofei. Significativa è la vittoria del 1979 al Giro d'Italia, ottenuta a soli 21 anni e 8 mesi d'età, che fanno di lui così uno dei più giovani vincitori della competizione. Saronni prevale per 2 minuti e 9 secondi su Francesco Moser, altro grande ciclista italiano, con il quale nascerà una lunga rivalità sportiva, costellata di innumerevoli vittorie per entrambi. Ma insieme, i due, sempre nel 1979, vincono il trofeo Baracchi, prestigiosa gara a coppie. Nel mondiale dell'anno precedente, nel 1981, a Praga, Saronni fino all'ultimo chilometro era nella condizione migliore per vincere, ma dopo una lunga volata, esausto, era stato beffato sulla linea del traguardo dal belga Freddy Mertens. A Goodwood, Saronni, a 500 metri dal traguardo, è dietro agli statunitensi Jonathan Bowyer e Greg LeMond, all'irlandese Sean Kelly e all'olandese Joop Zoetemelk. Saronni all'improvviso lancia la volata e a 200 metri dall'arrivo compie uno scatto che stupisce gli spettatori e lascia impietriti gli avversari. E poi ecco che scatta Saronni! È scattato Saronni! Ecco che sta per apparire sull'ultima curva! Saronni è solo! Aumenta il vantaggio, sentiamo il grido di Gimondi! Io penso che lo meriti e quindi è un onore per tutti noi italiani. Saronni campione del mondo! Saronni campione del mondo! Saronni campione del mondo! Saronni vince il titolo mondiale staccando di 5 secondi LeMond e di 10 secondi Kelly. Quell'incredibile scatto è ricordato nelle cronache sportive con il nome di Fucilata di Goodwood.